Ben ritrovati a tutti, ben ritrovato Vittorio Munari che ospitiamo nuovamente su Grillo Talpa e R1823. Ciao Vittorio, come stai? Pronto per insenazioni? Prontissimo, sì, prontissimo, no, pronto, sì. Prontissimo, adesso vediamo in questi ultimi giorni quando verranno fuori le formazioni, ovviamente per farci le ultime idee, ma grosso modo le situazioni generali sono estremamente chiare. Ecco, senti, partiamo dalla nostra di situazione. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo fatto una disamina un po' su tutte le altre squadre, tranne l'Italia. Come arriviamo a questo Sei Nazioni? Insomma, dopo un anno non semplicissimo, anzi tutt'altro, la vittoria con Figi a novembre, le sconfitte con Argentina e Sudafrica, e si sottolinea molto spesso da parte del CT Conor O'Shea e anche del capitano Sergio Parisse l'aspetto del come giocheremo più del risultato in sé, cioè dicono entrambi bisogna arrivare all'ottantesimo e potersela giocare. Beh sì, questo è il primo step, adesso chiaramente è una cosa che valeva già a suo tempo, perché piuttosto di vincere una partita perché l'avversario gioca male, preferisco perderla all'ultimo minuto nella costruzione generale, ma essere competitivo. Quello che stanno dicendo è adesso non vorrei mancare di rispetto a chi lo dice, però è scoprire l'acqua calda, è una cosa che magari a chi segue un pochino il rugby è una cosa chiara da sempre. Le nostre squadre non sono competitive, è datato perché è vecchio di 10-15 anni, perché le cose sono state dette, è dimostrato che sono state dette, però dice non siamo competitivi, dice testualmente. Se l'Inghilterra gioca al meglio e l'Italia gioca al meglio, vince l'Inghilterra. Se l'Inghilterra non gioca al meglio e l'Italia gioca al meglio e non sbaglia niente, potrebbe anche vincere. È la dimostrazione che non è che sei lì con gli altri, ma sei dietro che rincorri. Un tempo dietro c'erano molti che questo non solo non lo dicevano, non lo ammettevano, anzi vendevano un po' di fumo. Adesso l'allenatore della nazionale, almeno lui è arrivato da poco, si è fatto un'idea, dice delle cose, non viene contraddetto ufficialmente, quindi la prendo per buona. Io sono d'accordo con quello che dice adesso. Mi viene da dire, dice una cosa che era già chiara da tempo. Più che altro siamo rimasti da soli dietro, perché la Scozia nel frattempo, che era la squadra su cui bene o male ci misuravamo insomma nelle Sei Nazioni, ha fatto il salto. Credo che sia riprovato che c'erano persone, mi metto tra quelle, che dicevano che comunque la Scozia aveva un know-how nettamente superiore da noi e doveva solo trovare la strada, mentre c'erano molti che per qualche motivo si definiscono addetti ai lavori, ma non so da dove venga la loro competenza, che diceva che eravamo a livello, eravamo superiori. Senti, tornando all'Inghilterra, un anno fa c'è stata la Fox a Twickenham, per buona parte della gara l'Inghilterra ha fatto fatica a raccapezzarci qualcosa, poi alla fine ci ha dato quasi 40 punti, 36 mi pare. Ci furono molte polemiche, insomma Eddie Jones disse una cosa del tipo questo non è rugby, dovrebbero chiedere indietro i soldi del biglietto. Vorranno in qualche modo ricordarcelo in qualche maniera. Guarda, io ti ripeto quello che ebbi a dire a suo tempo, cioè Eddie Jones si era indispettito perché voleva prendere la partita con l'Italia come con uno sparring partner per preparare le partite successive e doveva provare alcune cose, particolarmente sullo schieramento dei due tre quarti centro, cosa che con questa situazione che ha un po' incasinato tutti, per un tempo non c'è riuscita, poi si sono innervositi, vi dicendo. Sul risultato finale non ho avuto impegno, ma c'è una riflessione importante e per me errata che è stata data da questo avvenimento. L'Italia ha fatto bene se desiderava fare questo, bastava andare a vedere cosa dicevano interpellati moltissimi tecnici di grande qualità neozelandese, ha detto l'abbiamo fatto anche noi, i Chief l'avevano fatta, l'avevano fatta altri, è una situazione che puoi fare once in the life, una volta nella vita, la puoi fare una tantum, per cercare di in qualche modo creare confusione all'avversario, ma non lo puoi fare come strategia per vincere una partita. Bene, preso atto di questo, cosa hanno fatto poi nel secondo tempo? Hanno preso il pallone, hanno fatto il pick and go, hanno portato il pallone avanti dritto e se ne sono disinteressati
della posizione che tenevano i giocatori italiani e hanno fatto la differenza per molti aspetti, pur facendo una partita baccata nella testa. Ma perché dico che è grave? È grave la decisione del Rugby Board. Rugby World, quando ha deciso di cambiare, modificare la regola del breakdown, ha veramente pestato una buccia di banana grande come una casa. Sei stato bravo. Non so se si può dire buccia di banana puzzolente. Buccia di banana puzzolente, ma veramente, veramente io mi chiedo se ci hanno pensato. È venuto fuori un disastro, adesso non ci sono gli spazi, la gente non entra in raggruppamento, i raggruppamenti sono un reale casino, sono arbitrati, l'arbitro deve dire cosa si può fare o non si può fare, i giocatori non lo sanno, stanno lì a guardare l'arbitro. Cioè, basta vedere le partite, non è che sia una cosa che dico e che non è facile da vedere. Molto sta all'interpretazione dell'arbitro stesso e veramente è quello che si dice peggio caduti dalla padella alle braccia. È una situazione, sinceramente, nei raggruppamenti, cioè un giocatore si tuffa sopra, finito, c'è la linea fuori gioco, ma quando mai? Là che mettono le mani, se un giocatore è in piedi può mettere le mani. Se non in piedi, se mette le mani lo butti per terra, se no ti prendi il pallone, punto. Cosa vuol dire? Se quattro giocatori sono tutti per terra, dov'è la rack? La rack è abbondantemente finita, perché uno non può mettere le mani? Cioè veramente qui si tratta di... Poi sai, però ci sono delle organizzazioni per questo e ogni union manda delle persone a parlare, a difendere le proprie cause. Mettiamola diversa. Nell'idea che puoi avere del rugby italiano, noi possiamo andare verso il rugby di Superman, dove il gioco di attrito viene fatto uno contro uno con gente da 130 kg, veloce, eccetera, che hanno delle predisposizioni fisiche diverse da noi? È il nostro interesse o è un interesse nostro magari quello di giocare con delle regole che aiutino la creazione di spazi da esplorare? Direi la seconda. Però anche queste cose, dopo qui non lo so e quindi non posso dire nulla, però è chiaro che insomma ognuno deve portare avanti i propri interessi, no? Ci sono le sedi opportune per farlo, e, insomma. Però la situazione, questa è una situazione che la Fox ci ha più che fatto sembrare furbi noi, più di questo ha fatto sembrare un po' sciocchi i giocatori inglesi che si sono un po' persi. Questo è stato il succo di tutto, è una vittoria di Pirro. La realtà è che si va verso un gioco ancora meno adatto di prima alle nostre caratteristiche. Questa mi sembra che sia una cosa evidente, non credo che sia confutabile. No, credo di no. Senti, partita comunque difficilissima contro la squadra detentrice del torneo, che ha tanti infortunati, ma anche un bacino alle sue spalle infinito e di altissima qualità. Quello degli infortuni, tra l'altro, è un problema che riguarda tante squadre. Gli infortuni aumentano per questo gioco di attrito. In Francia e in Inghilterra ci sono di più perché i giocatori devono performare veramente come dei veri e propri gladiatori e devono giocare alla morte e quindi gli infortuni ci sono e tanti. E poi ci sono anche degli altri infortuni in senso generale, potremmo anche mettere in questo modo, per esempio l'Italia ha dei giocatori infortunati, ma rispetto alle altre partecipanti ne ha molti, ma molti di meno. Ora, le letture sono sempre due. O i nostri giocatori sono più solidi e si infortunano meno, oppure può essere che il livello di partecipazione al gioco d'attrito degli italiani, tradotto anche il non placcare, comporti una diminuzione degli infortuni, però perdi le partite. Sì. Però in effetti ne abbiamo meno, ma se tu pensi al Galles, il Galles si trova senza Warburton, Lloyd Yates, Jonathan Davis, Rhys Webb, Dan Biggar, Faletau e Liam Williams. Sai cosa hanno in comune questo, oltre ad essere nazionali gallesi? Lions. Tutti i Lions britannici. In aggiunta ci metti Princeland e anche Nord, altro Lions britannico. Cioè adesso il Galles mette giù una squadra all'infuori dell'esordiente del Worcester, Josh Amos, che è il capo marcatura della Premiership, tutti gli altri fino alla seconda linea sono tutti degli Scarlet, cioè sono tutta la linea arretrata degli Scarlet, e la terza linea con Singler, Navidi e Moriarty sono tutti degli Scarlet, quindi perché gli Scarlet stanno performando molto bene, ma poi un'altra squadra che ha dei grossi problemi in questo senso è la Scozia. La Scozia adesso ha perso Richie Gray,
ma in prima linea è martoriata e senza prima linea la Scozia diventa vulnerabile per molti, quindi hanno dei problemi, ma sai, sono giocatori che sono chiamati a performare, Richie Gray gioca nel campionato francese, Laidlaw è nel campionato francese, e cioè, hanno delle situazioni che con difficoltà riescono a portare avanti. La squadra che da questo punto di vista è arrivato a queste segnazioni meglio di tutte è l'Irlanda, che ha una gestione accurata per far arrivare, li fa riposare e le franchigie, e le loro contee giocano in modo inguardabile all'inizio, poi un po' alla volta crescono, sono ormai l'hanno collaudato da tempo, giocano bene le coppe europee e poi arrivano alle sei nazioni dove in effetti hanno sì infortuni, ma hanno una situazione molto buona, insomma hanno anche dei giocatori giovani, Stockdale e l'Armour in particolare, che sono estremamente interessanti. Se poi proprio da questo punto di vista, rispetto alla propria potenzialità diversa l'una dall'altra, cilindrate diverse, ma dopo l'Irlanda quella che va meglio, che si presenta meglio a queste segnazioni è l'Italia. Da un punto di vista degli infortuni, sempre. Senza dubbio. Insomma, vedremo cosa poi succederà sul campo, insomma, come rimbalzerà la palla. Tu posso vedi... dire una cosina sì, su Paris? Ma assolutamente, stavo per buttartela lì, insomma, perché so che potrebbe raggiungere un traguardo importante. Paris ha una mia grande ammirazione, al di là che insomma non ci vuole mica molto a considerarlo veramente una perla, no? Un giocatore unico, ma è longevo e solido mentalmente, è chiaro che ha passato i suoi anni migliori, ma ancora è di un'utilità straordinaria, ha giocato i test di novembre chiaramente infortunato e lo si vedeva. Io ricordo che alla conferenza stampa prima gli chiesi come va, ha detto sto a posto, ma si vede quando uno è a posto, non è, tanto è vero che è stato operato subito dopo, ha giocato due spezzoni di partita, non credo sia pronto per i ritmi, però ha l'esperienza per poter tenere in piedi una situazione che ha già vissuto più volte. E se dovesse giocare queste 5 partite raggiunge il record di presenze, non di uno a caso, ma il record di O'Driscoll. Il quale O'Driscoll, ecco le grandezze dei giocatori, ha giocato 13 anni senza mai essere assente a una sola partita delle sei nazioni. Ecco, quindi, e vincendone poi, anche parecchi, sì, un po', insomma, vincendone qualcuno. Però insomma c'è l'augurio che serve, insomma, perché... E perché Conor O'Shea ha bisogno, perché è un faro attorno al quale può in qualche modo far crescere al meglio gli altri giocatori. Sì, questo binomio tra l'altro tra il CT e il capitano è fortissimo, è molto più forte con l'attuale CT, con Conor O'Shea, che non con i CT che lo hanno preceduto. Non so se è quasi un anticipo di una carriera che seguirà Sergio da qui a qualche anno, o se c'è un feeling che oggettivamente lo si percepisce, ecco. Non lo so, ma guarda, l'unica cosa che è chiara è che quando è stato in qualche modo contattato con lo scelto per fare un allenatore dell'Italia, la prima persona che ha chiamato è stato Paris, tant'è vero che Paris lo disse. Sì, ricordo. È stato smentito, non so perché è stato smentito, non da Conor O'Shea, ma è stato smentito. Sì, ricordo però anche questo. Sì. È evidente che Conor O'Shea ha detto: senti Sergio, guarda, sta attento, qui dobbiamo mandare la baracca, andiamo fino al mondiale, dobbiamo tenere in piedi questa situazione, così, io non le so le parole esatte, ma adesso non credo di essere tanto lontano dalla verità. No, non comunque credo. Nel caso se qualcuno vuole smentirmi che lo faccia, ma l'avrebbe fatto qualsiasi allenatore di buon senso questa cosa, perché come fai, ti arrivi in Italia in quella situazione che si trova la nazionale e come prima mossa si ritira Sergio Paris? Insomma, è la prima cosa che ha cercato di garantirsi e ha fatto benissimo. Concordo. Vittorio, senti, noi ci sentiamo sabato per le prime due partite della Senazione, poi domenica per la partita dell'Italia e poi nelle prossime settimane. Sì, poi se hai nostalgia mi chiami quando vuoi. Come sempre. Il telefono ce l'hai, il numero anche. Va bene, va bene. Okay. Vittorio, prestissimo, grazie ancora. Ciao Paolo, ciao. A presto, ciao.